ambiente del nostro municipio e sono particolarmente felice di aver partecipato a questa iniziativa per l'eccellenza dei rappresentanti e l'esposizione che hanno fatto di problematiche che abbiamo a cuore con i cittadini del nostro territorio. L'eccellenza, diciamo, di chi tecnicamente può meglio inquadrare questi temi per noi è fondamentale, perché spesso siamo, diciamo, oggetto di approcci teorici che partono da quello che è la realtà che vediamo e quindi siamo aperti a quelle che sono, diciamo, gli atteggiamenti che hanno i cittadini verso queste problematiche. Però puntare invece su un approccio di carattere scientifico ritengo che sia la soluzione per superare questo tipo di ambiguità. Ci ho detto, quello che porto a casa oggi da questi interventi è il fatto della trasversalità necessaria per cercare di incidere su queste problematiche che sono di vecchia data. Come avete visto è tutto connesso, no? C'è la questione del fiume, c'è la questione dell'erosione costiera, c'è addirittura la questione di qualche pianticella che fiorisce in determinati periodi dell'anno legata allo stesso tema. Questo investe la trasversalità delle amministrazioni. Noi come amministrazione municipale da questo punto di vista abbiamo un ruolo fondamentale, perché siamo, diciamo, il fronte verso i cittadini che recepiscono le loro esigenze e poi, come un salmone, faccio sempre questo esempio, che risale la corrente, indirizziamo queste specifiche esigenze verso le sedi competenti che non siamo noi. Quindi, relativamente alla questione del problema dell'erosione costiera, abbiamo visto che il tema va affrontato su tutta la costa e quindi ben venga l'interesse della Regione, i tavoli che sono stati aperti e la progettualità che abbiamo visto in atto, che mi sembra di maggiore efficacia rispetto a quello del passato, fosse altro perché questi pennelli, da quello che ho visto, hanno una progressiva riduzione, quindi non hanno un'interruzione dove finisce a un certo punto e poi quello che succede a valle è il problema del comune vicino, ma abbiamo visto con i bilanci che sono stati presentati che addirittura con questa progressione a diminuire dei pennelli si va a non incidere su quelle che sono le zone che sono state presentate come zone SIC, che comunque verrebbero a sofferenza. Tra l'altro le zone SIC, se non ricordo male, non sono a Fiumicino, ma sono solo pure a Fiumicino. Ok. Quindi è un tema assolutamente importante. Che cosa sta facendo il municipio? Il municipio ha riconosciuto nelle dune costiere uno dei principali meccanismi, che comunque naturali, che possono concorrere insieme a queste opere importanti al mantenimento del nostro profilo di costa. Tant'è vero che abbiamo anche cercato di incidere a livello culturale su questo. C'è depositata presso i nostri uffici un atto passato in consiglio che per quanto riguarda alcuni residui di zone dunali presenti nel nostro territorio, quindi urbanizzati, chiede alla Regione Lazio di istituirlo come monumento ambientale, proprio per dare un senso a quello che è il modello del cordone dunale, che è stato così, diciamo, distrutto, nel senso che è stata spezzata la continuità. L'ultimo colpo di grazia è stata la realizzazione della Cristoforo Colombo, che ha proprio separato completamente l'ultimo residuo che c'era dalla sua continuità. Il nostro impegno quindi sarà per il prossimo anno nell'acquisire i fondi per rimettere mano a tutto quello che è il sistema di protezione delle dune. Su questo c'è un impegno della nostra amministrazione a fare atto che quelle linee guida che sono state individuate vengano rispettate, e noi lavoreremo particolarmente su questo aspetto, che è quello della rimessa in protezione delle dune, il ripascimento di queste, tentare qualche sperimentazione per vedere se è vero che la duna può contribuire a comunque riportare avanti il profilo in alcune zone, e soprattutto su quello che è il controllo. Per fare questo vorremmo incidere anche sulla cultura nel territorio, su questi aspetti, valorizzando quelli che sono l'approccio che possiamo dare formando soprattutto gli studenti, e da questo punto di vista ci fa particolarmente piacere il fatto che sia stata portata qui un'università che si interesserà di questo profilo. Vorremmo che fosse valorizzato anche il profilo
ambientale, diciamo quello naturalistico, quindi portare qua anche facoltà che si interessino di questi temi e comunque valorizzare quella che è una risorsa che forse è l'unica capitale europea che ha, questo delle zone SIC dunali, è proprio una valenza della nostra capitale. Qui ci sarà la massima attenzione. Un'altra questione su quale ho avuto piacere di sentire l'intervento della regione è quella dei contratti di fiume. Noi abbiamo una grossa valorizzazione del nostro territorio dall'ultima asta del fiume Tevere, stiamo lavorando con il Comune di Roma perché vorremmo che questo contratto di fiume sul Tevere vengano inseriti nella strategia anche degli aspetti che riguardano il nostro territorio. Primo fra tutti l'utilizzo dell'argine, nel senso che noi abbiamo una fiorente attività legata anche all'agricoltura che c'è su questo asset poco conosciuto del nostro territorio, che però, come dice appunto il regolamento della riserva del litorale romano, deve trovare un connubio tra quello che possono essere gli sviluppi turistici e ambientali rispetto anche alla produzione agricola che c'è. Quindi noi faremo di tutto per far sì che una striscia del lungo Tevere, dice inteso come quella fascia dove i nomi della nostra toponomastica, Torboacciana, Mezzo Cammino, era la fascia dove camminavano i bovi che tiravano i battelli, che andavano verso Roma, venga rivalorizzata dal punto di vista turistico con sentieri ciclopedonali, quindi a piedi, cavallo e bicicletta, per far sì che ci sia questo collegamento anche storico da quello che è la realtà del fiume Tevere romana, quindi da Roma fino ad Ostia, e a continuare lungo la costa, quindi per creare questo collegamento con le aree ambientali. Questi sono i temi sul quale stiamo lavorando e ben venga questa collaborazione, anzi questa presa di posizione della regione forte su questi argomenti e su quali instaureremo sicuramente come amministrazioni le dovute forme di collaborazione. Grazie. Ringraziamo il Presidente della Commissione Ambiente, Decimo Libicidio.